Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale di Non Solo Catenelle. Oggi faremo un video un po' diverso, così come avete visto dal titolo. Cioè è un video che aiuta le persone come me che lavorano a uncinetto o ai ferri e hanno a volte dei problemi per quanto riguarda l'articolazione delle mani e del polso. Vi farò vedere questi esercizi che sono veramente semplici, che possono essere fatti anche mentre si lavora, ci si ferma qualche minuto e si fanno questi esercizi. Le dita sono unite, si poggia la mano e si fa destra e sinistra, destra e sinistra. E con il braccio in questa posizione, prendiamo la mano e la spingiamo verso l'interno, così, per qualche secondo e poi rilasciamo. La mano sia si può fare in questo esercizio con la mano poggiata, sia con la mano non poggiata. E bisogna aprire il più possibile le mani, tenere le dita, tenerle in tensione e poi rilasciare. Oppure appoggiati al tavolo. Un altro esercizio molto semplice è questo. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Senza spingere troppo, fino a dove rilassando la mano il dito arriva. Mettere poi le mani a pugno, aprire e chiudere velocemente. Altro esercizio importante è questo, quindi fare questo con le dita e poi rilasciare questo e rilasciare. E poi c'è il classico che conosciamo tutti, quando ci stiracchiamo, uniamo le dita e facciamo questo. Altro esercizio, uniamo i polpastrelli e spingiamo. E poi rilasciamo un po' le dita. Ok, questi esercizi veramente semplici, come avete visto, sono durati pochi minuti e aiutano noi che lavoriamo molto con le mani a andare meno incontro ad infiammazioni e a dolori e quindi a rendere l'articolazione più mobile.
e la cosa importante è che questi esercizi non è detto, cioè ognuno deve arrivare fino a dove può arrivare, quindi ad esempio proprio questo esercizio, se uno, questo qui, se uno arriva a piegare così va benissimo, per adesso piegherà così, dopodiché con, magari man mano facendo gli esercizi riuscirà a stringere di più. Quindi in ogni esercizio arrivate fino a dove il vostro corpo vi fa arrivare senza sforzare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e sia soprattutto utile, e ci vediamo al prossimo video con un lavoro. Grazie per avermi seguito e vi prego di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e a presto!